Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il professor Balercia e la dottoressa Giacchetti per parlare di tiroide e gonadi. Ecco, dottoressa Giacchetti, come prima accennava, purtroppo la tiroide, può influire anche sulla regolazione del ciclo mestruale. Sì, effettivamente l'abbiamo detto e molte giovani donne, per esempio, scoprono di avere un problema tiroideo proprio perché hanno un'alterazione del ciclo, quindi a un certo punto o si blocca il ciclo e quindi si ha quel fenomeno che si chiama in termine tecnico amenorrea. Oppure viceversa, e generalmente l'amenorrea si associa a un'ipofunzione, all'ipotiroidismo. Oppure si ha proprio il fenomeno opposto, quindi un ciclo mestruale molto più frequente, no? La polimenorrea, e spesso nell'ipertiroidismo accade questo. Quindi è chiaramente sapete, no, come il ciclo mestruale può essere influenzato da tanti fattori, ma che nella donna è un problema molto importante, già una variazione mette in allarme e quindi a volte l'allarme può farci scoprire che c'è un problema di funzione, di alterata funzione tiroidea. Ecco, oltre alla tiroide, la mancanza, di ciclo mestruale, a quali altri fattori può essere imputabile? Tantissimi fattori, effettivamente cerchiamo di essere sintetici, però tantissimi. Chiaramente l'ovaio è la sede principale, quindi ci può essere un ovaio che si impigrisce, che fa nodulini, che fa cisti. Anche qua, no? Non parliamo di noduli ma di cisti e quindi c'è quella che è la sindrome che si chiama sindrome dell'ovaio policistico e quindi dal punto di vista funzionale queste cisti stanno ad indicare che l'ovaio invece di produrre in maniera fisiologica soprattutto gli ormoni femminili e quindi gli estrogeni e poi il progesterone si mette a produrre un pochino in eccesso gli androgeni e quindi una delle cause spesso frequenti di alterato ciclo mestruale, quindi di amenorrea, è proprio l'iperandrogenismo. L'iperandrogenismo quindi viene ad essere sintetizzato nell'organismo, nell'ovaio, poi abbiamo anche un altro organo che interviene in questo ed è il surrene, più ormoni maschili, che chiaramente che cosa fanno? Fanno principalmente due cose, bloccano il ciclo e fanno crescere i peli. Questo insomma è un altro problema per cui spesso insomma è un campanello d'allarme, magari la presenza di una peluria in zone che le donne non dovrebbero avere. Poi sicuramente se andiamo in alto, l'ipofisi, chiaramente l'ipofisi l'accennavamo prima per la tiroide, ma l'ipofisi è un po' il centro da cui partono gli stimoli per far funzionare le ghiandole periferiche, no? Quindi le gonadi come ghiandole periferiche. Quindi ci possono essere alterazioni degli ormoni che vanno ad agire sull'ovaio, quindi l'FSH, oppure altri ormoni, pensiamo alla prolattina. Spessissimo accade che c'è un aumento di questo ormone, un ormone che fisiologicamente serve a che cosa? Al periodo della lattazione, ma se aumenta in altri periodi blocca il ciclo mestruale. Ecco, dottoressa, normalmente il ciclo, insomma, in una ragazzina compare, insomma, intorno ai 12, 13, 14 anni. Ecco, se ancora a 15 anni, ad esempio, una ragazzina non ha ancora avuto il ciclo, si deve preoccupare, che cosa deve fare? È una interessante domanda perché rispecchia un po' quello che è la pratica clinica, no? Effettivamente le mamme, quando hanno le figlie che cominciano ad avere 15 anni, cominciano a preoccuparsi. In realtà no, fino a 16 anni, fino a 18 anni, possiamo anche star tranquilli. Questo non significa che che non va fatto nessun esame. Però, ecco, se l'età media di comparsa è dai 12 ai 14 anni, però ci sono la comparsa del ciclo, quindi che si chiama menarca, il primo ciclo mestruale, che può essere presente, può avvenire ai 16 anni, a volte a 18 anni. Diciamo che dopo i 16 anni comunque bisogna cominciare a fare degli esami di controllo seri, proprio seriamente. Ci possono essere anche storie familiari, no? Di comparsa del ciclo più tardivamente, quindi insomma bisogna ecco, non allarmarsi, soprattutto ecco, fino a 16 anni stiamo abbastanza tranquilli, chiaro poi gli accertamenti vanno sempre fatti. Ecco, quanto è importante l'alimentazione, ecco, per avere un normale, ciclo mestruale, dottoressa? Beh, torniamo, no? Sempre a questo, al problema dell'alimentazione che è importante per la salute in generale e sicuramente l'alimentazione
E legata poi al peso corporeo, che può essere il sovrappeso, il sottopeso, anche qui incidono notevolmente sul ciclo. È esperienza, credo, di tutti. Nel momento in cui si perde peso, si blocca il ciclo ed è una difesa, perché chiaramente non mangiando, mangiando poco, non avere il flusso vuol dire garantire all'organismo che è in deficit, no? Determinate componenti nutrizionali che altrimenti perderebbe il sovrappeso per altri meccanismi, chiaramente che vanno sopra l'ipofisi, quindi all'ipotalamo, ugualmente ci blocca il ciclo. Comunque è sempre un campanello d'allarme di un equilibrio che nell'organismo viene a mancare. E quindi ecco, vedete come questa alimentazione, che non significa solo mantenere un peso corporeo adeguato, il BMI, no, diciamo corretto, ma proprio sì, queste variazioni comporta proprio il venir fuori di alterazioni, proprio perché l'organismo dice: stai attento, cerca di mangiare bene, cioè di nutrire il tuo corpo per non andare verso la patologia, verso qualcosa che poi non funziona, che non va. Ecco, dottoressa, ad esempio lo stress può influire, ecco, sulla regolarità del ciclo mestruale, perché oggi insomma si corre tanto a destra, manca, insomma, voglio Accipicchia dire. la domanda proprio tantissimo, anzi, cioè, spesso appunto chiamiamo la menorrea, quindi la carenza della mancanza di ciclo, amenorrea di tipo funzionale, cioè è una menorrea sulla quale tutto funziona bene, cioè a livello ormonale, a livello organico, non c'è nessun problema. Ma sulla funzione c'è un blocco dovuto appunto allo stress, quindi sono le cosiddette, non sono organiche perché appunto non c'è un'alterazione di altri ormoni, non c'è l'alterazione dell'ovaio, ma proprio è una amenorrea di funzione. Su questa funzione viene bloccata per lo stress, per cui esiste proprio un capitolo di Diciamo, questa ecco, il corpo dice patologia un attimo di di rallentare, rallentare, ecco. bravissima, è verissimo. Ecco, dottoressa, ora parliamo, ecco, delle donne un po' più su d'età, diciamo, ecco, della menopausa. Che cosa accade quando una donna va in menopausa e quindi vengono a mancare questi ormoni femminili? Ai, qui insomma stiamo un po' correndo, diciamo, però percorriamo le fasi, no? Il menarca, il normale ciclo mestruale, poi a un certo punto, passata l'età fertile, si arriva appunto alla menopausa, quindi allo stop del ciclo. In realtà non è un problema tanto di stop che non ci sia il ciclo, appunto, è una Certo. carenza di ormoni. Allora anche questi ormoni inducono nella donna una serie di problemini che spesso si risolvono dalle vampate. Ha invece problemi che possono essere più importanti perché a livello cardiovascolare, a livello cerebrale, quindi magari c'è un po' di irritabilità dell'umore, o a livello osseo possono dare appunto quella condizione che oggi si ha sempre più magari conoscenza e anche coscienza, che è l'osteoporosi. Infatti è una cosa che preoccupa molto le donne, no? Diciamo, Sì, che poi è di legata sempre alla menopausa, dottoressa. Non solo, chiaramente, no, diciamo che l'osteoporosi è legata nelle donne alla menopausa perché gli estrogeni sono importantissimi perché l'osso sia un osso buono, un osso efficace, duro, però sull'osteoporosi, che significa appunto perdita di massa ossea, poi incidono tante patologie, tante condizioni, i farmaci, pensiamo ai cortisonici, pensiamo agli anticoagulanti, agli antiestrogeni, per esempio, anche questo è un problema importante a cui vanno incontro magari le donne che hanno avuto un tumore della mammella e poi fanno antiestrogeni. Quindi, e poi ci sono tutta una serie di patologie associate. Nella donna, chiaramente, il momento della menopausa, il venir meno, può creare questa carenza di massa ossea, quindi l'osteoporosi. Ma noi non ci dobbiamo preoccupare di per sé dell'osteoporosi. Cioè, noi dobbiamo avere un osso sano per evitare le fratture, questo è il vero problema. Cioè, noi dobbiamo conoscere qual è la densità o comunque la robustezza dell'osso, dello scheletro, proprio per evitare fratture quando magari con traumi anche minimi, invece si va incontro alla frattura più
del femore, ma delle vertebre, inizia nelle donne il polso, per esempio. A volte ci sono quelle storie di donne, dice, ma io mi sono sporta dalla finestra e ho sentito un crack, no? Che insomma è a livello delle vertebre. Quindi è questo, la prevenire le fratture, avere un osso sano per non incorrere in fratture. Ecco, adesso ritorniamo un attimino indietro nel tempo e ci sono, ecco, delle cure efficaci, ecco, per magari donne che ancora, ecco, chiaramente non sono in menopausa per ripristinare il ciclo mestruale. Come no, tantissime cure e anche a diversi livelli a seconda del meccanismo, no? Che ha causato la menorrea, diciamo. Quindi al di là della quella più semplice, ma più semplice, non è più semplice, ma diciamo la più diffusa, quella che conosciamo tutti, che appunto è la pillola, gli estroprogestinici, che quindi ristabilisce il ciclo, ci possono essere anche delle situazioni, invece dei farmaci che ci aiutano invece in qualche modo tagliare dei circoli viziosi che bloccano la funzione. In qualche modo poi ci riallacciamo a quello che è il peso, perché ci sono farmaci che magari vengono utilizzati nel diabetico e quindi sono stati, diciamo, messi in commercio per il paziente diabetico e utilizzati in dosaggi diversi nelle pazienti con amenorrea perché agiscono migliorando il metabolismo degli zuccheri. Adesso, insomma, sembrerebbe strano, ma è così. Quindi un alterato metabolismo, e in questo caso dei carboidrati, degli zuccheri, blocca addirittura la funzione dell'ovaio. E quindi a volte basta utilizzare questi farmaci, a volte addirittura degli integratori, e si può ristabilire il ciclo. Chiaramente se uno è in sovrappeso e dimagrisce, si ristabilisce il ciclo in maniera spontanea. Certo, ecco. Professore, ora passiamo alle gonadi maschili. Ecco, vogliamo Per la par dire che condicio. cosa si intende per gonade maschile? Ok, per la par condicio. Beh, la gonade maschile è il testicolo fondamentalmente, il testicolo. Ecco, e quali importanti funzioni svolge il testicolo? Ma il testicolo fondamentalmente svolge due tipi di funzioni. Prima la produzione di spermatozoi per la riproduzione. L'altra, la funzione endocrina. L'ormone per eccellenza è il testosterone. Però non c'è soltanto questo, in particolare il testicolo idrossila la vitamina D trasformandola nella forma attiva, non è il solo, ma insomma contribuisce anche lui in maniera importante. Poi, oltre al testosterone, insomma, produce un'altra serie di ormoni, alcuni diciamo ben conosciuti nella funzione, come l'inibina, è un ormone insomma, che serve al testicolo per comunicare col suo acceleratore naturale, che è sempre l'ipofisi, e qualche altro ormone la cui funzione ancora ci sfugge. Dico in termini tecnico il nome, l'INSL 3, ma diciamo è sicuramente meno conosciuto. Comunque, diciamo che l'ormone per eccellenza, l'androgeno per eccellenza è il testosterone. Ecco, le problematiche relative alla produzione di spermatozoi e di testosterone sono legate tra loro, Possono professore? essere legate come possono non esserlo, nel senso che un'adeguata quantità, produzione di testosterone da parte del testicolo è fondamentale per la spermatogenesi. Consideriamo che all'interno del sistema che produce spermatozoi, si chiamano i tubuli seminiferi, le concentrazioni di testosterone sono circa 100 volte quelle dell'ormone circolante. Questo perché è proprio il testicolo stesso, attraverso delle cellule specifiche, si chiamano cellule di Leydig, che produce il testosterone e garantisce all'interno e garantisce quindi queste elevate concentrazioni. Se viene a mancare la produzione di testosterone, la spermatogenesi ne soffre. Però ci sono tantissime situazioni dove noi abbiamo un problema legato alla spermatogenesi, quindi nel sistema dei cosiddetti tubuli seminiferi, ma la produzione endocrina, la produzione di testosterone è assolutamente normale, anzi direi che questo rappresenta la maggior parte delle situazioni. Ecco, in quali condizioni invece si può avere solo il difetto, ecco, di produzione degli spermatozoi? Diciamo che il deficit di produzione di spermatozoi è legato ad una problematica del tubulo seminifero, prima di tutto, che può avere varie cause, cause esterne, da stili di vita, dall'uso di stupefacenti, a insomma, problematiche nello sviluppo stesso del testicolo e dei tubuli seminiferi, per esempio il testicolo ritenuto. Pardon. Altre cause sempre acquisite come eventuali infezioni virali, la parotite post-puberale è un esempio eclatante. Poi ci sono altre condizioni come il varicocele di una certa entità.
Poi ci sono delle situazioni legate a un deficit della produzione di quelli che sono gli stimolatori della spermatogenesi, cioè dell'FSH, da parte dell'ipofisi. E poi ci sono delle cause genetiche per alterazioni a livello o cromosomico o a livello proprio di singoli geni nell'ambito dei cromosomi, insomma, ecco. Queste sono le cause più comuni della produzione di spermatozoi in termini numerici. Poi abbiamo tutta un'altra serie di problematiche legate non tanto alla produzione quanto alla funzionalità, in particolare alla motilità, alla morfologia degli spermatozoi. E anche qui abbiamo diciamo una serie di cause sia congenite che acquisite e un'altrettanta serie di cause pardon, di situazioni dove noi non identifichiamo, non riusciamo a identificare una causa specifica. Le chiamiamo astenospermie quando gli spermatozoi sono più lenti o teratospermie quando ce ne sono tanti alterati, idiopatiche della serie c'è, ma non so il perché. Ecco, professore, quali sono i sintomi o i disturbi che un uomo può avere se gli manca il testosterone, insomma, o comunque molto basso, ecco? Beh, diciamo che il testosterone è l'ormone, diciamo, della mascolinità per eccellenza, no? Quando al maschio manca il testosterone, intanto la funzione sessuale è sicuramente molto importante. Il testosterone agisce sia a livello del cervello, quella che è la pulsione, quella che si chiama libido, quello che è il desiderio sessuale, ma agisce anche a livello dei corpi cavernosi, quindi in qualche modo il suo deficit diciamo, ostacola il meccanismo erettivo. Ma questo è soltanto un aspetto, perché un uomo senza testosterone è anche un uomo con masse muscolari, diciamo, ipotrofiche, un uomo stanco, un uomo depresso. Il testosterone agisce in maniera importantissima a livello del sistema nervoso centrale, non solo nella libido, ma anche nell'umore in generale. Quando la dottoressa ci ha parlato dell'osteoporosi, anche nella donna quando mancano gli estrogeni, ma anche l'uomo se manca il testosterone va incontro a osteoporosi, insomma. Ecco, queste sono le principali problematiche del maschio a cui manca il testosterone. Quali possono essere, professore, le cause, ecco, della riduzione del testosterone? Beh, a parte le situazioni dove si rompe in un certo senso, posso dire così, l'ipofisi, problematiche a livello proprio di secrezione si chiamano gonadotropine, FSH che controlla la spermatogenesi e l'altro ormone, il fratello, l'LH che controlla la produzione di testosterone. Ma ci sono anche tanti altri fattori dove la gonade è essere primitivamente interessata e abbiamo sia cause congeniti, per esempio il criptorchidismo può coinvolgere, anche se non così frequentemente, la produzione di testosterone, così come altre cause genetiche, l'alterazione per eccellenza è il Klinefelter, dove la sindrome di Klinefelter, dove a causa di un cromosoma sovranumerario si può verificare una ridotta produzione di testosterone e soprattutto una ridotta sensibilità allo stesso. Ma a parte queste cause meno frequenti, le cause più comuni nell'adulto sono praticamente, a parte l'invecchiamento, il sovrappeso. C'è una correlazione inversa tra la produzione di testosterone e l'obesità. La dottoressa prima ci ha spiegato come nella donna diciamo, l'aumento di peso che si può associare all'alterazione diciamo, del metabolismo degli zuccheri provoca un'ipersecrezione androgenica che poi blocca il ciclo, fa spuntare barba e baffi alla donna e al maschio succede esattamente il contrario. L'espansione, diciamo, mettere su ciccia al maschio riduce gli androgeni. Bene, ora noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo tra poco, sempre con il professor Balerci e la dottoressa Giacchetti per parlare di tiroide e gonadi e, come di consueto, nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Questa è la stagione giusta per creare un movimento nuovo. Ottimo, ho un'idea. Muoviamoci verso il Jumod, il nuovo centro scarpa di Monsano. I ragazzi trovano l'ispirazione giusta per creare nuovi look e la famiglia va sul sicuro con i modelli di calzature classici e firmati per uomo, donna e bambino e per gli sportivi. Il nuovo Jumod ti sorprende anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Allora muoviti. Jumod ti aspetta a Monsano. Ora aperto anche la domenica pomeriggio.